Siamo allo Stadio Olimpico di Roma, è stato inaugurato il terzo Tempo Village, una delle caratteristiche più amate dai fan per quanto riguarda il rugby, il Sei Nazioni che riparte oggi, l'esordio degli azzurri in casa contro l'Inghilterra, arrivata terza agli ultimi mondiali, una sfida impossibile, ma sono tantissimi tifosi azzurri che già hanno invaso qui l'impianto del Foro Italico e che sono speranzosi di vedere una grande partita, una grande giornata. Noi abbiamo raccolto le loro voci. Perché amate questo sport? Non è la prima volta che viene a vedere. Invece lei l'ha portato lei. Sì, è da poco che veniamo a vedere. Che è uno spettacolo, è un'altra atmosfera, è un altro modo di vedere lo sport. Anche questo terzo tempo, questo modo di stare insieme anche con i tifosi stranieri. Bellissimo. L'anno scorso eravamo qui a vedere contro l'Irlanda, nella tribuna Tevere eravamo 5 italiani e tutti irlandesi con birre a non finire. Uno spettacolo. Grazie. Oggi giornata di rugby, come mai hai deciso di venire qui a vedere l'Italia e il Sei Nazioni? Ma sono anche con i miei bambini ed è un piacere venire a questi eventi, anche perché si unisce lo sport a tanto divertimento e convivialità. Uno sport completamente diverso rispetto agli altri soliti a cui siamo abituati. Ma più che altro che viene appunto contornato di queste iniziative, e poi è uno sport di squadra, è uno sport divertente, perché no? E Quesada, l'allenatore dell'Italia, voi sudamericani, che amore c'è per lui? Nos gustaría que esté en Argentina, nos gustaría que esté en Argentina, pero bueno, hoy está en Italia, pero buen entrenador, buen jugador, muy buen jugador. Y como persona, como debe ser muy bueno, se nota. Dall'Argentina per vedere il Sei Nazioni. Sí, sí, habitamos en Ferentino. Hace 4 meses venimos de la Argentina y bueno, posibilidad de venir a ver la Azzurra. Inghilterra. Allora, ragazzi, tifosissimi dell'Italia di rugby, vediamo anche con tanto di parrucca. Che emozione è tornare qua per il Sei Nazioni all'Olimpico? Bellissima, bellissima. Dopo 18 anni ritorniamo a vedere il Sei Nazioni. Sono tornato con mio figlio che gli ho trasmesso la passione. Da dove venite? Da Brindisi, Puglia. Quindi un bel viaggio per la nazionale, sei proprio un grande tifoso. Certo, certo. Come hai preso questa assenza di Capuozzo, il nostro talento più forte? Non tanto bene, ci speravo che giocasse, però abbiamo altri talenti come Negri, Ioane, ce ne sono molti, è inutile adesso elencare perché sono bravi tutti. Ecco, l'Italia non vince da 12 anni in casa, non ha mai vinto con l'Inghilterra, oggi serve un miracolo. Un miracolo, ma ci crediamo, siamo andati alla Fontana di Trevi e abbiamo espresso un desiderio. Ecco, ma cosa rende unico il rugby rispetto agli altri sport? Il rispetto, l'educazione e la sportività. Che c'è? Un giovane rugbista qui oggi per il Sei Nazioni, cosa ti aspetti dalla nazionale? Ah, speriamo sia un'ottima partita. L'anno scorso, insomma, ci hanno fatto vedere ottime prestazioni, per caso alla fine per i risultati, però speriamo bene, dai, in bocca al lupo a tutti. Ci vediamo poi tutti in campo, tanto. Senti, tu sei un rugbista, cosa ti ha spinto a scegliere questo sport? E io provo tanti sport, sinceramente, però alla fine l'unico con cui sono stato veramente contento è proprio questo, il rugby, la squadra, lo spirito di squadra che c'è dietro è la cosa che mi ha fatto scegliere questo sport. Ma cosa lo rende unico? Unico? Beh, il contatto. Unico è solo il contatto, questo è l'unico sport, penso che ci sia un contatto del genere. La cosa più bella è questa, per me. Che ruolo giochi? Signora, vediamo Union Rugby Viterbo, quindi una grande appassionata. Assolutamente sì, con il piccolo che è in Under 12, lui aiuto allenatore della 12 e facciamo parte dell'Union Rugby Viterbo. E lei da brava mamma lo ha portato a vedere il Sei Nazioni? Assolutamente sì, immancabile. Cosa rende unico questo sport? Tutto, la passione, l'aggregazione, l'inclusione soprattutto e il bello di rendere una famiglia una squadra. Grazie. Ecco. Grazie. Where are you from? From England. Yeah. From England, yeah. For the Six Nations, why rugby is a special sport? I think rugby's special for us in particular is it's so friendly.
Everyone comes, enjoys it, has a really good time, there's never any trouble, and what you get is really good sport. Are you confident in a victory and in general of the I am semi-confident this time. For England, for the last four starts to the Six Nations, they've lost. So hopefully they'll turn that round this time with a good win. Last time we played Italy, we won by 33 points to zero. So hopefully it will be a bit closer than that, but an England win. What did you see in Rome? Oh, we've been everywhere. We've been here for 2 days now. So the Parthenon, the Colosseum, Trevi Fountain, the Vatican, the Spanish Steps. We've been to all of them. It's a beautiful city, beautiful weather. What a time to come. February in Rome is great. Good day. Hi, good morning. Where are you from? England. Why you love rugby? It's just a fantastic sport. Everyone gets involved and it's so friendly. What did you see in Rome in these days? Everything. The Vatican, the Spanish Steps, the Trevi Fountain, all the usual. And some very, very good red Italian wine. Thank you very much. Are you confident for your team? Of course. I was.